Ciao, questa è un buona serata che voglio mandarvi da casa mia. Non è il primo, dati i video che ho pubblicato. Mi trovo nel soggiorno dove ho praticamente questo che è il mio studio, da dove vi scrivo, dove vi mando le mie cosette. Ecco qua, computer, scrivania, disposta a L, come si suol dire. Musicale, basta che mi giri un po', quindi ok. Quindi ho detto che soggiorno, la stanza che vedete è la stanza da letto, la stanza matrimoniale era dei miei, era la stanza dei miei, e ci dormo d'estate. In inverno invece preferisco dormire in questa stanzetta, rimane più raccolta. Ho un televisore, non è collegato all'antenna perché la uso per i DVD, di cui ho una minima parte qui. Questo quadro, chi mi segue lo conosce molto bene perché è l'inquadratura che appare sempre quando registro i miei video, sia da computer sia da telefonino, perché appunto il telefonino lo metto qui, pressoché l'inquadratura è la stessa. Dato il pessimo audio che ho, funziona via microfono, dato il pessimo audio che ho, preferisco registrare i video col telefonino. Si sente più basso, ma con meno fruscio. Magari vado in un'altra stanza, in un'altra parte della casa, ed evito anche i rumori esterni di qualche macchina che si è sentita senz'altro anche adesso. Questo televisore, questo bellissimo televisore, è un gentile regalo dei miei colleghi per il pensionamento, eccolo, collegato via wifi. Quindi mi vedo comodamente seduto su questo divano, divido le trasmissioni via RaiPlay, eccetera, di RaiPlay, eccetera. Questo quadro è molto bello, rappresenta il mito di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi. Vi ho scritto anche di questo. Sarebbe il peccato originale in versione antica Grecia. Poi c'è anche l'Eva greca, che però non era la moglie di Prometeo, Pandora, da cui uscirono tutti i mali. Curiosamente Pandora, il nome Pandora sa significare dono totale, tutti i doni. Pandoros, come lo chiamano. Ok. Qui ho aperto un programmino. Ah, questo quadro, quando mio fratello me lo diede, mi disse: so di farti un regalo gradito. Effettivamente ci avevo azzeccato, conoscendomi da fratello, per quelli che sono i miei interessi culturali, diciamo così. Dicevo che ho aperto qui un programmino. Questo è il programmino per elaborazione di musica. È un programma gratuito. Ci sono programmi musicali che costano un occhio della testa. Questo invece è gratuito. Ma nonostante sia gratuito, potessi fare il 30% di ciò che fa questo programma, potrei fare l'informatico musicale professionalmente, diciamo così. Ecco, qui proprio poco fa ho registrato due note così. Ho buttato due note improvvisando sulla canzone di Elton John, quella dedicata a Lady Di, non so se la ricordate, Candle in the Wind. Poi lui la riprese perché era dedicata a Marilyn Monroe. La riprese cambiando un po' il testo, ecco. Allora, dall'inizio. Sono le tracce che prima questa, poi basta fare copia e incolla, praticamente ci posso cambiare il suono ad ogni traccia, regolarne i volumi, intensità, equalizzare un po', come si dice. Ok, questo è il mio soggiorno, il mio angolo sera, diciamo così, dove trascorro mezz'oretta, un'oretta prima di cena, ecco. Quindi
stanza da letto per l'estate, e qui DVD e reparto notte per questo periodo. Infatti da qualche settimana dormo qui. Ok, concludo con questa immagine. Non è facile parlare, inquadrare, fare, eccetera, rischiando che di inciampare. Questo l'ho fatto apposta, ho mosso la sedia. Ok, ciao 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 ciao, buona serata.